Massimo D'Alema, presidente della Fondazione Italiana Europei, la figura storica della sinistra, a Savona per Berlinguer, perché Savona intitola una parte di questi giardini proprio di Enrico Berlinguer. Enrico Berlinguer che 40 anni fa, cioè il prossimo anno, si ricorderà la tragica scomparsa durante il comizio, Berlinguer che avrebbe 100 anni perché era nato nel 22. D'Alema, che cosa ha ancora di attuale Berlinguer oggi, in questo momento? Ma io penso che dopo una stagione in cui l'esperienza della Prima Repubblica è stata spesso demonizzata, forse oggi il Paese o una parte dell'opinione pubblica, insomma, si volge a guardare al passato con maggiore serenità, anche riscoprendo il valore di quella stagione, che fu una stagione di costruzione della democrazia, di conquiste civili, di conquiste sociali, e riscoprendo la forza dei maggiori protagonisti della storia italiana del Novecento. Berlinguer fu fra questi. Dopo la generazione dei padri furono Berlinguer e Moro, probabilmente, certo, le due personalità maggiori. Lei ha scritto un libro, uscito pochi mesi fa, che si intitola A Mosca l'ultima volta. È una storia incredibile, secondo me, per quello che ho vissuto io. Cioè è un ritratto di Berlinguer molto inedito, intimo, un Berlinguer molto moderno, un Berlinguer che progetta sicuramente qualche grosso cambiamento politico, parla di rigenerazione dei partiti, cose molto attuali, un Berlinguer insofferente nei confronti del rituale sovietico che addirittura rifiuta il callback e usa un cappellino tirolese. Ma se Berlinguer fosse oggi qui, che cosa ne farebbe della sinistra? Ma guardi, queste domande sono antistoriche, diciamo. Rimane, diciamo, in che modo la sinistra di oggi può riferirsi all'esperienza intellettuale, anche umana direi, di una personalità come Berlinguer. Cioè, Berlinguer io l'ho raccontato come l'ho vissuto io, anche per me fu in parte una scoperta, perché io ero un dirigente giovane, piuttosto periferico in quel momento, stavo in Puglia. E certamente l'esperienza di passare alcuni giorni fianco a fianco con Berlinguer, anche fuori dall'ufficialità, mi fece scoprire la sua personalità, il suo senso dell'umorismo, il suo tratto umano, e quindi ho sentito poi il bisogno di raccontarlo, ecco. Ma al di là di questi aspetti, che però erano importanti, perché non c'è dubbio che una delle ragioni della sua enorme popolarità, e fu immensa, andò molto al di là dei confini degli elettori del Partito Comunista, fu proprio la sua personalità. Cioè il fatto che egli appariva come un uomo mite, era un uomo mite, ma nello stesso tempo un uomo animato da grande tensione etica, da grandi valori, per il quale la politica era testimonianza di valori e non un mestiere, diciamo, o la ricerca del potere fino a se stesso. Quindi, e questo era percepito dai cittadini. E io penso che questo valore della politica debba essere riscoperto. Dopo tanti anni in cui abbiamo disprezzato la politica, l'abbiamo considerata quasi un'attività inutile, oggi si riscopre il valore della politica, il valore della partecipazione, persino con una qualche nostalgia a volte. E allora, ecco, tornare a pensare alla storia del paese, alle personalità migliori, può essere utile, un'indicazione utile anche per il futuro. Lei pochi giorni fa sul primo numero della Nuova Unità ha scritto che la democrazia è a rischio perché non c'è uguaglianza. Si parla molto di diseguaglianza, era un problema che aveva anche probabilmente Berlinguer in quel momento. Siamo allora in pieno craxismo, per ricordarci, sì, la Milano da bere. Sì, certamente le diseguaglianze sono un dato costante, diciamo, il capitalismo produce sviluppo, ricchezza, modernità, ma anche diseguaglianza.
Ma per molti anni la politica di sinistra, la politica, il sindacato, diciamo, hanno come dire, fatto argine. È stato come dire, la forza del modello europeo, non solo dell'esperienza italiana, è stato proprio questo conflitto creativo tra capitalismo e politica democratica che di volta in volta correggeva le eccessive diseguaglianze. E quindi prelevava attraverso il sistema fiscale proporzionale e poi redistribuiva garantendo la scuola gratuita, l'assistenza sanitaria. E questa capacità della politica di produrre eguaglianza che si è attenuata, anche come effetto di grandi trasformazioni della globalizzazione economica. E di qui nasce la crisi della democrazia. Cioè la percezione di tante persone che tanto votare non serve, non cambia nulla perché non è più possibile cambiare la vita delle persone attraverso la democrazia. E questo è un problema gravissimo, non dovrebbe riguardare solo la sinistra, ma Certo. tutti quelli che hanno a cuore il destino della democrazia. E forse per i partiti, la crisi dei partiti che hanno necessità per sopravvivere, per andare avanti delle liste civiche, dipende anche da questo. Ma non lo Qua è so, una questione di non lo, personalizzazione. no, io penso che dipende anche da questo. Adesso, al di là delle liste civiche, quello che colpisce di più è il fatto che c'è una riduzione costante della partecipazione popolare, insomma. E quindi si riduce la base del consenso che legittima il potere. Ma in pochi anni, se lei pensa che quando Berlusconi e noi, Prodi, Dio, ci disputavamo il governo del paese, per governare l'Italia servivano tra i 19 e i 20 milioni di voti, e oggi la Meloni ha una vasta maggioranza con 12 milioni di voti, ci rendiamo conto di cos'è cambiato, cioè è come se fosse crollato un pezzo del palazzo, diciamo, cioè oggi il governo del paese si fonda sul consenso attivo del 27% degli aventi diritto al voto, è veramente poco. Parliamo un pochino di politica estera. C'è imbarazzo nella sinistra di fronte all'atteggiamento della guerra in Ucraina, una guerra che abbiamo veramente alle porte. Come si supera? Io personalmente ritengo che sia negativo il fatto che l'Europa non abbia un'azione politica per la pace. Non discuto la solidarietà all'Ucraina aggredita, ma accanto a questo, secondo me, ci vorrebbe un'azione politica per la pace che non c'è e che vede oggi come protagonista il Papa o paesi lontani dall'Europa come il Brasile, ma l'Europa che vive questa tragedia nel suo seno non è in grado di fare nulla per indicare una via d'uscita. E questo mi sembra un fatto molto negativo. Dobbiamo avere un atteggiamento diverso con la Cina, glielo dico da genovese, noi col nostro porto abbiamo dei forti rapporti con la Cina. Io ritengo questo. Ho letto una bellissima intervista di Henry Kissinger, che non è un pericoloso No, estremista di sinistra, e di no. all'Economist, un signore che ha 100 anni, il quale dice, il titolo grosso modo è questo, come evitare la terza guerra mondiale? Stati Uniti e Cina devono imparare a vivere insieme. E poi c'è una lunga spiegazione di come si può imparare a vivere insieme. Io credo che questa è la sfida del futuro, bisogna imparare a vivere insieme. Sapere che nel mondo siamo diversi, sono diversi sistemi, diverse culture e bisogna creare le condizioni della coesistenza e della collaborazione nell'affrontare i problemi comuni, a partire da quello enorme del clima e del cambiamento climatico. Un'ultima cosa, lei ha vissuto parecchio tempo a Genova, che ricordo ne ha? Come la vede se l'ha vista recentemente? Tanto che ricordo ha di questa città? Il mio ricordo è bellissimo, ma è un'altra epoca Lei storica. andava al Doria. Siamo negli anni 60, sono i primi passi del mio impegno politico. Mi iscrissi alla FIGC, al Doria. Credo che forse ero l'unico iscritto alla FIGC, perché il Doria era un ambiente della borghesia genovese che non era particolarmente di sinistra.
All'epoca la sinistra era nei quartieri operai, no? Non era né ad Albaro né a Nervi dove vivevo io, né a Castelletto. Era un'altra epoca e quello che mi colpì della mia esperienza giovanile non è soltanto il bellissimo ricordo del liceo, dei professori, dei compagni di scuola, con alcuni dei quali sono rimasto in buoni rapporti, ma è il ricordo dei miei primi incontri con gli operai, con una classe operaia, quella dell'Ansaldo, che era estremamente evoluta e che aveva una visione politica, una cultura, non solo professionale, straordinaria. Mi ricordo questo rapporto come molto formativo. Certo, il mondo è cambiato, ci sono tanti operai in meno a Genova. La città ha vissuto queste trasformazioni con alterne vicende. Il legame affettivo rimane, diciamo. Senta, Presidente D'Alema, parliamo un attimo, un'ultima domanda da scrittore. C'è qualche altra cosa che sta preparando? No, ma io non sono uno scrittore, mi piace scrivere. I politici scrivono tutti adesso. Ah, sì. Non sì, succedeva sì. Così un tempo. Ma... no, credo che sia giusto lasciare scritto qualcosa della mia esperienza, diciamo. C'è qualcosa che bolle in pentola? No, non vuol dirlo. Non c'è nessuna pubblicazione annunciata. Scrivo di tanto in tanto, io dirigo una rivista cartacea da 22 anni, credo. Ed è l'unica iniziativa editoriale importante della sinistra che non è mai fallita, quindi sono abbastanza orgoglioso di questo. Grazie Presidente D'Alema, buona giornata. Grazie anche a voi. Grazie, arrivederci.